14. Benvenuti. Sapete che abbiamo due assenze quest'anno, tra i nostri, le nostre file, ma insomma tra tanti amici che sono qui, e voglio farvi subito un applauso per la bella Fiorenza con Pietro Boccia. Di Greta Garbo, quindi il fascino, l'eleganza, il cinema, diciamo, con la sua forza immortale, ma è una festa quattordicenne e a 14 anni gli adolescenti sono curiosi e se pensiamo che oltre quell'immagine c'è forse la curiosità di una ragazzina, di una ragazza adolescente che giustamente vorrebbe scoprire molti percorsi, vorrebbe scoprire tante cose della vita. Ecco, ci piacerebbe che questa festa lasciasse il segno di una curiosità per il pubblico in modo da portarlo poi in sala. Grazie a tutti. Aggiungo un terzo nome, una persona che ci ha lasciato pochi giorni fa, che è un collega di molti di voi, è un amico personale che è Virgilio Fantuzzi, al quale dedicheremo un incontro durante la festa. Negli ultimi 3 anni, 2 film che sono stati alla festa hanno vinto l'Oscar. Moonlight è addirittura presentato in apertura e Green Book lo scorso anno. Lo dico perché credo che significhi qualcosa. L'ultimo anno abbiamo avuto un incremento del pubblico del più 6%, se si unisce agli altri 4 anni siamo al più 30%, non esiste nessun festival o festa o manifestazione internazionale che ha avuto un incremento del genere. I numeri della stampa sono cresciuti in maniera esponenziale, quindi voglio un ringraziamento personale, caldo, anzi caldissimo, a Cristiana Caimmi, se siete qui tutti voi. Perché i nostri interpreti, le persone che vengono, le grandi star, i grandi registi, e ce ne sono e ce ne saranno tanti, vengono a condividere per un'ora e mezza il loro amore per il cinema e cosa significa il cinema nella loro vita. Anzitutto la festa è in completa espansione. Ci sono ben 18 luoghi in tutta la città e non sono, come dice qualcuno con un po' di malafede, a Roma. Andiamo nei posti più disparati, perfino nelle carceri di Bibbia, perfino al Policlinico Gemelli, ma anche in tanti luoghi nobili come Palazzo Alters, Palazzo Breulana e tanti altri. Se contiamo anche le risonanze, ce ne sono altri 12 di luoghi, quindi i luoghi della festa sono 30. Il red carpet, grazie ad Alcatraz, sarà in 8 posti della città, da via Condotti e Borgo Santo Spirito a Piazza di Piede e altri luoghi. Il disegno della festa è simile all'anno scorso, tranne una novità. Ci sono le preaperture, che iniziano il 14, la selezione ufficiale, i riflessi, gli incontri ravvicinati, le 2 nuove fasce di cui vi parlo fra un attimo, le retrospettive, gli omaggi, i restauri, la sezione Tutti ne parlano e gli eventi speciali. Poi ci gemelleremo con Palazzo Merulana per una mostra bellissima che si chiama Ragazze di Lucianella Cafagna. Una 2 mostre fotografiche, una sulla famiglia Cecchigori, padre e figlio ovviamente, e una sulla casa Luxardo che sarà la casa.